Io sono il papà di Alberto di Raimondo, mio figlio è partito in missione nel 2002, via 2002 a cavallo del 2003, ha fatto 5 mesi di missione, dopodiché dopo un anno dal rientro della missione si è ammalato. Diagnosticato linfoma di Hodgkin. Linfoma di Hodgkin, 17 mesi di sofferenza, dopodiché il 4 ottobre 2005 è morto. Naturalmente non ci siamo fermati sul fatto di non combattere, di continuare a combattere. Abbiamo combattuto, abbiamo fatto sì che a oggi abbiamo avuto una sentenza dal Tribunale Civile di Roma in cui condanna il Ministero della Difesa, non tanto per il risarcimento in denaro, ma quanto per il fatto di aver riconosciuto che c'è stata una mancanza da parte del Ministero della Difesa sulla tutela dei lavoratori, in questo caso i ragazzi. Cosa voluta, perché si sapeva che comunque andando in missione nei Balcani, nel Kosovo, c'era questo pericolo di contaminazione da nanoparticelle provocate dalle bombe dell'uranio impoverito. Il Ministero della Difesa è stato messo a corrente dagli alleati, cosa che non ha fatto, non ha messo a corrente i nostri ragazzi, e questo ha fatto sì che inalando queste nanoparticelle hanno subito un grave, un danno non indifferente, ammalandosi, e poi c'è niente, la morte, cosa che non augura a nessuno.